Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Super Calcio. Oggi saremo qua con i consigli dei miei pronostici della prima giornata di Serie A 2019-2020 che inizia domani. Iniziamo subito al video. Iniziamo dalla prima partita, o meglio quella di domani alle 6, che sarà Parma-Juventus. Io in questa partita mi sento di mettere un X2. Perché un X2? Perché comunque il Parma è una squadra che già l'anno scorso abbiamo visto dà molto fastidio alle grandi. Però la Juventus diciamo che ha la rosa nettamente più forte a quella del Parma. Faccio un esempio, l'anno scorso tipo il Parma ha battuto l'Inter in trasferta 1-0. Lei ha pareggiato con la Juventus all'ultimo minuto in trasferta proprio l'anno scorso, che tra l'altro l'anno scorso l'aveva battuta quando cioè, aveva pareggiato con la Juventus ancora in battuta. Ovviamente non l'ha battuta, però è buono come risultato, no? Poi la seconda partita, che possiamo dire la partita che dovrebbe essere più spettacolare tra tutte, Fiorentina-Napoli. La seconda partita di questa Serie A, che si giocherà a Firenze ovviamente, io ho messo gol. Perché gol? Perché comunque quando si incontrano Fiorentina-Napoli, specialmente quando la Fiorentina è in casa, la Fiorentina tenta sempre di dare molto fastidio al Napoli. Mi ricordo 2 anni fa che per colpa della cioè il Napoli era in lotta con la Juve. La Fiorentina pareggia 3-3 e ha fatto perdere lo scudetto al Napoli 2 o 3 giornate prima che finiva il campionato. Poi la Fiorentina quando è in casa col Napoli, sappiamo che questa è una partita dove ci sono sempre molti gol. Io mi sento di dire che finisce, secondo me può finire in pareggio o vittoria Napoli, ma mi sono sentito di mettere gol perché sono sicuro che segnano tutte e 2 le squadre. Questo sono sicuro. Udinese Milan, io ho messo gol squadra di casa. Perché gol squadra di casa? Sappiamo che è una scelta un po' rischiosa per Udinese Milan, perché comunque il Milan si è rinforzata abbastanza, però non mi sento di dire che il Milan in trasferta con l'Udinese vinca, perché già dall'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo visto l'Udinese che dà molto fastidio al Milan e all'Inter, alle 2 milanesi. Tipo l'anno scorso l'Udinese, l'Inter se vinceva con l'Udinese aveva praticamente un piede e mezzo, no, mezzo piede e mezzo, dai, a parte i scherzi, per poco non faceva perdere la Champions all'Inter, anche se cioè, le aspettative erano diverse, però. E non solo all'Inter, ha dato molto fastidio al Milan. Io mi sento di mettere quindi gol squadra di casa perché penso che un gol l'Udinese lo fa. Poi Cagliari-Brescia metto 1 direttamente, la prima vittoria secca per me che ci sarà, il primo pronostico. Perché Cagliari-Brescia, sappiamo che il Brescia si è rinforzata con Balotelli, ha un certo Donnarumma, Torregrossa, però Balotelli è ancora squalificato per il fallo che ha fatto all'ultima giornata con il Marsiglia. E il Cagliari invece non è che ha tanti squalificati, giocherà a Nandez a quanto pare, dovrebbe giocare Nandez. A giocatori, cioè si è rinforzato tantissimo il Cagliari, Nainggolan pure. Quindi io tiferò Brescia perché la simpatizzo come squadra il Brescia, però se devo essere onesto trovo il Cagliari, specialmente se in casa, molto più forte rispetto al Brescia. Poi Hellas Verona Bologna 2 direttamente, perché comunque della Sverona io l'ho messa ultima classificata e sono strasicuro che arriverà ultima ancora. Nonostante ha fatto dei buoni acquisti di esperienza, ma ne ha fatti 2 o 3 qualche giorno fa, ma non penso che bastino.
poi mi sa che alcuni di questi nemmeno giocheranno con il Bologna. Poi io sono sicuro anche che l'Hellas Verona farà malissimo le prime giornate, poi farà qualche punticino alla quinta, alla sesta, magari un po' più in là, ma penso che farà una ventina di punti l'Hellas Verona, non più di tanto, e penso che andrà male, specialmente all'inizio. Poi Roma-Genoa. Ho messo gol squadra di ospite, perché sappiamo come il Genoa tenta sempre di dar fastidio alla Roma. E quasi sempre, negli ultimi anni almeno, il Genoa, nonostante sconfitta a parte qualche 1-1, il Genoa è sempre riuscito a infilare 1-2 gol alla Roma. Io penso che questa sfida possa finire 2-1, 3-2 per la Roma, come possa finire in pareggio. Detto questo, penso che comunque il Genoa un gol glielo infilerà alla Roma. Sampdoria Lazio invece ci metto X2. X2 perché comunque la Lazio alla rosa, cioè giocherà con la Sampdoria con una rosa nettamente superiore. Però sappiamo come la Sampdoria, specialmente l'anno scorso, si è fatta vedere, dà molto fastidio a queste squadre, specialmente in casa. Tipo l'anno scorso ha battuto la Juventus. E mi sembra che ha dato molto fastidio alla Lazio, che per poco non finì 1-1, poi è finita 2-1 Lazio. Sì, perché ha preso un palo, era un 2-0 Lazio, ha segnato. Poi ha preso un palo, mi sembra, la Sampdoria verso i minuti finali. Io metto X2, quindi per me potrà finire o in pareggio o in vittoria Lazio. Spal-Atalanta metto gol, come Fiorentina-Napoli, perché la Spal comunque. Allora, io l'ho messo come possibile squadra che retrocessa oppure come possibile squadra che rischierà la retrocessione. Per me arriverà dal sedicesimo al diciannovesimo posto la Spal, anche se penso più in diciottesimo posto rispetto al diciannovesimo. Però penso che inizierà così così la Spal. E poi è in casa e può dar fastidio all'Atalanta, che anche se l'anno scorso ha fatto una stagione fantastica, penso che la Spal potrebbe dargli fastidio, e penso che faranno un gol entrambi. E questa cosa io non so quando possa finire, perché io penso che la Spal possa addirittura battere l'Atalanta, anche se l'Atalanta è più forte, però può finire anche in pareggio. Io mi sento di mettere gol perché penso che questa partita finirà 1-1. Poi Torino-Sassuolo 1x. Perché 1x? Perché comunque il Torino ha la rosa che ha, però è in casa anche, è vero. Però ha giocato, cioè, con la sfida di domani basteranno soltanto 3 giorni dal turno preliminare con il Wolverhampton, che purtroppo è finito 2-3 per il Wolverhampton. Poi il Sassuolo sappiamo come dà filo da torcere alle big. Ricordiamo l'anno scorso che il Sassuolo, cioè è stato il Sassuolo a non far andare in Champions League la Roma, perché comunque ho capito che la matematica diceva che poteva ancora andare in Champions League la Roma, però segnare 5 gol con il Parma, che poteva anche succedere, però dovevano perdere tutte stesso tempo, doveva vincere 5-0. Non penso che. Cioè, è colpa del Sassuolo alla fine. Poi la partita dopo, Inter-Lecce. 1 dire secco direttamente, perché comunque l'Inter ha la rosa più forte del Lecce. Io quest'anno simpatizzerò anche Lecce. Però l'Inter comunque, a quanto pare, non doveva giocare Lukaku. Doveva giocare Lautaro Martinez, poi ho visto le probabili formazioni e giocheranno Lukaku, Barella, tutti i giocatori più forti, però
Poi potrebbe entrare dalla panchina un certo Esposito che l'abbiamo visto nel ritiro estivo, come abbia fatto buone prestazioni. Poi comunque Lecce, non, cioè, penso che si salverà Lecce, ad essere sincero. Rischierà, ma si salverà, penso, come al Brescia. Però penso che Lecce non inizierà tanto bene la stagione facendo... Cioè, insomma, perché secondo me dopo mi sembra che Lecce gioca con l'Hellas e in quella partita penso che il Lecce la batterà o pareggerà minimo con l'Hellas, perché ho detto che l'Hellas inizierà malissimo, anche perché giocherà in trasferta con Lecce. E quindi, se ho detto questo, vuol dire che Lecce batterà o come minimo pareggerà con l'Hellas Verona. Detto questo, questo video finisce qua, noi ci vediamo in un prossimo video con Super Calcio.